Buongiorno signore e signori, grazie di averci raggiunto in questo programma. La puntata di oggi rischia di essere molto bella anche perché agita un tema che ci riguarda tutti, e cioè quello che è riassunto nel titolo di questo libro che subito vi mostro, che dice vivere per sempre l'esistenza, il tempo e l'oltre. L'autore, Monsignor Vincenzo Paglia, che è qui. Buongiorno. Grazie Monsignore di averci raggiunto con questo libro il cui titolo induce alla speranza, sì, per chi vorrà accogliere questo suggerimento. Io vorrei però che noi cominciassimo questa bella discussione, bella da parte sua, andando a un tema molto concreto. E qual è? Non il suo atteggiamento, che avremo modo di illustrare, sì, raccontando un po', ma in generale quello della Chiesa sulla fine della vita, o come dite voi cattolici, sulla transizione da questa vita a un'altra vita. Abbiamo un filmato che lo illustra. Cominciamo da lì. La Chiesa è contraria all'accanimento terapeutico. Aveva iniziato Pio XI fine anni 20, quando venne posto il problema della sedazione profonda, nel medesimo solco anche Wojtyła, poi Ratzinger. Ma per evitare di essere mescolato con le tensioni di qualunque agenda politica più o meno attuale, a Bergoglio bastano due citazioni, intanto quella di Pio XII 1957. È moralmente lecito, disse Eugenio Pacelli, rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici quando il loro impiego non risponde a quel criterio etico che verrà in seguito definito proporzionalità della cura. L'altro riferimento di Francesco è il volume sintesi della dottrina cattolica. Il catechismo, ricorda il Papa, dice che le decisioni vanno prese dal malato se ne ha la competenza e la capacità, che non si sta parlando di eutanasia, che il punto non è procurare la morte, ma semplicemente e umanamente accettare di non poterla impedire. Monsignor Paglia, benvenuto, ripeto. Allora, sì, questo è il punto di vista che riassunto in questo servizio. Lei, certo, lo condivide, ovviamente. Assolutamente. Sì, tra l'altro lei è, leggo qui nel suo ricco curriculum, presiede, no, com'è la cosa? L'Accademia per la Vita, è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Sì, che tratta, tra l'altro, esattamente questi temi. E la vita, secondo me, è un termine che comprende tutta l'esistenza, non è un universale astratto. La vita siamo noi dall'inizio fino alla fine. Ed è ovvio che di fronte a delle situazioni drammatiche o liminari si pone il problema, cosa fare? Naturalmente, per restare ad esempio nel caso della fine della vita, è chiaro che non spetta a noi fare il lavoro sporco della morte. Semmai spetta a noi fare il lavoro bello della vita, ossia accompagnare chi sta vivendo gli ultimi momenti o gli ultimi tempi della sua esistenza senza mai abbandonarlo. Ascolti, Monsignore, io ufficialmente non appartengo alla sua giurisdizione in quanto non cattolico, ma le faccio una domanda. Sì. Mettiamo che noi fossimo vicini e che lei avesse modo di seguirmi al di là del suo ministero altissimo. Io sono ammalato, non ho speranza di sopravvivenza, la malattia si accompagna a dolori molto forti che o mi intontiscono di morfina oppure, se no, devo patire rotolandomi nel letto. Allora io chiedo a qualcuno di porre fine a queste sofferenze inutili. Certo. Lei, che è vicino di casa, bussa alla porta, dice: che ha detto? Ha detto che vuole che ponga fine alle sue sofferenze inutili. Lei che dice? Beh, che è giusto che uno ponga fine alle sofferenze. Infatti non bisogna soffrire per soffrire. E allora, siccome lei dice che non è del mio campo, in realtà l'amicizia, la fraternità è il campo comune. E qui la recuperiamo da un'altra parte. Sì. Esattamente. Lì sono d'accordo. Quindi qual è il punto? È il punto che io sono responsabile anche delle sue volontà, quindi le accolgo con amore. Quindi dice al medico: obbedisca al... No, io dico al medico: non accorcia la vita, accompagniamola
perché lui non soffra. Cioè lei mi fa sedare profondamente, come ad esempio, si suol dire. Ad esempio. Per ma esempio. Certamente io fare accompagnare la morte a fare il suo lavoro proprio non mi ci vedo. Non ci vedo. Non, ci non si mi vede. Ci vedo. Allora, al contrario mi vedo invece ad accompagnare la vita, allora, accompagnarla per i 49 che stanno in mezzo al mare in questi giorni. Ne parliamo tra un attimo. E oltre. Ne parliamo tra un attimo perché quello sì. Esula un pochino dal nostro tema. Dal centro, investe i margini del nostro tema. Allora le faccio un altro esempio concreto, la voglio mettere un po' in difficoltà perché la voglio snidare, per certo. Così dire. Voglio che lei venga fuori. Guardi questo filmato e alla fine di questo filmato mi dica che cosa pensa del comportamento dell'uomo che qui vedremo. A febbraio dello scorso anno Fabiano Antoniani, DJ Fabo, paraplegico e cieco dopo un incidente stradale, chiede a Marco Cappato di accompagnarlo in Svizzera per seguire il percorso del suicidio assistito. Al rientro in Italia l'esponente radicale viene indagato e processato per aiuto al suicidio. I suoi avvocati sollevano la legittimità costituzionale del reato. Allora. Quello era tetraplegico, cioè completamente paralizzato e cieco. Era un DJ famosissimo, dinamico, un giovane pieno di vita che da un momento all'altro si trova in uno stato di morte. Cappato lo accompagna in Svizzera perché lui ha detto per favore ponete fine a questa mia larva di esistenza. Lei che fa? Ma io le porto un altro esempio. No, risponda a questo. Qui dico, io certamente lo accompagno, ma non al suicidio. Lo accompagno con amore, lo accompagno con affetto, cerco di comprendere, cerco di capire. E poi? Ovviamente non voglio accompagnare uno che si toglie la vita, perché sarebbe una sconfitta per lui, per me e per l'intera società. E qui io mi chiedo, tra l'altro, che cosa vuol dire o che cosa o dove stavano tutti i suoi amici. Questo non voglio dire che no, stavano, lui... stavano lì, la sua compagna... No, io parlo degli nonno della società intera. Cioè, io ribadisco, io non sono d'accordo ad accompagnare uno che si tolga la vita. Invece io avrei fatto lo stesso di Cappato, se richiesto. Nel senso che credo che sia un atto di generosità umana venire incontro ad un uomo che ti dice guarda io in queste condizioni di semivita non ci posso restare, ogni mattina quando mi sveglio dal sonno penso che devo stare tutta la fino a quando non mi riaddormentano con una pasticca, immobile su questo letto con un tubo che mi evacua le feci e non facendo altro, sono cieco, non posso fare niente. Guardi, è un gesto di generosità umana. Io questo non lo so. Io ho bisogno di parlare con lui perché le relazioni umane non sono scritte in una regola astratta. Vabbè. Per me, in ogni situazione, bisogna che si avvii quello che io chiamo un rapporto d'amore vicendevole e poi si decide assieme qual è la cosa migliore. Mi piacerebbe sentire, lei ha quei pantaloni... E mi piacerebbe sentire il parere di questi giovani valorosissimi che sono allievi del liceo Archimede di San Giovanni in Persiceto, Bologna, una delle regioni più avanzate di questo nostro paese. Li accompagnano le professoresse Vittoria Cofone, eccola lì, grazie Emanuela Job. È parente di Job lo scenografo? No, va bene. Avete ascoltato quello che ci siamo detti. Vorrei un commento da parte di... Per esempio, lei? Posso... Sì, prego. Io personalmente sono d'accordo con il signor Augias. Io la vedo molto come... Si chiama lei? Io mi chiamo Arianna. Arianna. E sono d'accordo con la riflessione del professor Augias. Io se mi trovassi in una situazione del genere con una persona anche a me cara... Io preferirei fare questo gesto e quindi accompagnarlo in questo viaggio piuttosto che vedere una persona soffrire per così tanti anni. Quindi io sono... Tra l'altro lui era giovane, sì, giovane. E vigoroso, aveva un fisico vigoroso, quello andava avanti 40 anni così. Ma lei si rende conto, monsignore,
Si rende conto della tortura quotidiana. Ma io sono claustrofobico, quindi so benissimo cosa vuol dire tutto questo. Io però vorrei sottrarre queste situazioni a una sorta di teorema astratto. Io credo che sia indispensabile stare accanto, parlare e poi decidere. Io non giudico nessuno. Io sono uno di quei preti, o comunque, che faccio sempre i funerali a tutti, compresi ai suicidi. Perché? Perché credo che la domanda di morte, anche, come dire, esprime un desiderio d'amore spesso inevaso. Io comprendo benissimo il tormento, assolutamente. Mi chiedo però se si possa dare una regola a questo tema, no, o invece diamo un giudizio caso per caso. Sì, qui sono d'accordo con lei, cioè una legge, la legge deve di necessità tagliare come un'accetta, e quindi pezzi di qua e pezzi di esattamente. Là. Però nel caso specifico, ho capito, e c'è Emilia che chiede... Scusatemi, no, perché in questo caso anche la legge ha preso una posizione intermedia, nel senso che Marco Cappato per questo fatto è sotto processo, ma la Corte Costituzionale ha rimandato al legislatore proprio per indicare, affinché legiferi e specifichi le situazioni inimmaginabili all'epoca in cui fu fatta la legge, che oggi possono essere... Ricordo che l'articolo del codice penale aiuto al suicidio, in base al quale Cappato è stato incriminato, risale agli anni, a un secolo fa. Esatto, è sanzionato penalmente questo atto, però invece la legge invita, la Corte Costituzionale ha rimandato al legislatore appunto per legiferare nei casi specifici in cui poi appunto la persona sia ancora senziente. E la notizia abbastanza recente è che Marco Cappato è stato insieme a Filomena Gallo per l'associazione Luca Coscioni, sono stati ricevuti dal premier Giuseppe Conte e hanno riportato di nuovo questo sollecito. Qualche giorno fa. Ho capito. Lei voleva dire qualcosa? Voleva intervenire su questa piccola discussione? Ma io anch'io mi trovo molto d'accordo con lei, signor Augias, soprattutto nel punto in cui lei dice che accettare una richiesta di una persona che soffre dimostra grande amore, perché ciò vuol dire che in questo caso io metto davanti la felicità della persona, di questa mia persona cara, che vuole porre fine alle sue sofferenze invece che pensare egoisticamente. Io voglio bene a questa persona, voglio cercare in tutti i modi non dover arrivare alla morte. Ma esattamente questo è il problema, il voler bene. Il voler bene è sempre reciproco, non è mai univoco. Il problema è che io lo ripeto, attenzione, primo a non affidare ad una legge un rapporto d'affetto. E lì siamo d'accordo. Secondo, in questo caso io non so decidere. Certamente avrei parlato con lui a lungo, non so cosa avrei fatto. Certamente avrei comunque fatto capire anche a lui che per me lui è indispensabile, per me lui è importante. Ho capito. In questo senso c'è bisogno che l'amore, il volersi bene, è una dinamica reciproca. Sì, difatti, l'amore... Io per questo non voglio dare un giudizio su un caso concreto dall'esterno. Io questo non posso darlo, perché potrei portare tanti altri esempi che sono contrari. In questo senso, e ne ho citato qualcuno nel precedente libro su Sorella Morte, quello di cui oggi noi abbiamo bisogno, purtroppo, non è tanto della legge, ma è di far crescere la responsabilità dell'amore tra tutti. C'è un abbandono enorme. Difatti, vengo al suo libro. Questo libro, vedete, da cui abbiamo preso le mosse e su alcuni aspetti del quale Monsignore ed io non siamo d'accordo. Però io sono d'accordo con l'autore, cioè con Monsignor Paglia, là dove riassunto nelle sue ultime parole, cioè la necessità di rapporti affettuosi, arrivo a dire... Del resto il fondatore della religione cristiana aveva detto amatevi l'un l'altro come certo. Io ho amato, che è uno dei principi fondamentali che reggono non soltanto quella religione ma dovrebbero i rapporti umani nella loro generalità.
Su questo siamo assolutamente d'accordo. Quello che io sono, come si chiama lei? Cristiano. Ecco, io sono d'accordo con Cristiano quando lui dice addirittura che questo può essere un gesto d'amore, anche dare la morte. E sono, io su questo, su questo ci divide. C'è un problema, sì. Però io la morte non la voglio dare a nessuno. Oggi, monsignore, oggi il problema come viene risolto? La legge non c'è. A mio modestissimo giudizio è meglio che non ci sia. Perché oggi, tutti i giorni, negli ospedali italiani c'è un medico che guarda un familiare, una moglie, un marito, un figlio, un padre, qualunque. Basta un'occhiata e si capisce che quello che si deve fare. Lui lo sa. Lo so bene. Io ritengo che in questo mondo di individualisti troppa gente dà la morte anche per amore. Ci sono pazzi credenti che fanno attentati pensando di far bene, uccidendo. Noi dobbiamo invertire. No, voglio dire una cosa. C'è un principio di fondo, Corrado, che secondo me noi dobbiamo comunque avvolgere di saggezza. E cioè, noi siamo chiamati tutti sempre a dare la vita. Io qui ti posso aggiungere che per me, oltretutto, la vita non è solo quella biologica, è anche quella oltre. In questo senso sono, come dire, un sostenitore dell'opposizione alla morte per dare la vita, ma anche togliendo il dolore. Io voglio che il dolore venga tolto. Ma dovrei essere più contrario io di lei. Esatto. Perché io credo che con la morte poi terra da ceci. Lei invece no. Lei pensa di no. E allora che senso ha dare questa importanza al trapasso da questa miserabile vita carnale a una molto più nobile vita eterna? È un gesto insignificante. Dovrei essere contrario, non lei. Volevo far vedere la Cappella San Brizio, che Monsignor Paglia conosce benissimo, sì, che si trova nel Duomo di Orvieto, dove c'è, ecco, sì, la rappresentazione del giudizio. Guardate gli angeli, gli angioloni in alto con le trombe del giudizio, per l'appunto. E sotto gli umani, gli esseri umani che si levano le tombe, si scoprono le tombe, si levano i morti, è il caso, sì, sarebbe il caso di dire. E questa è una rappresentazione carina, un po' fumettistica, mirabilmente dipinta da Luca Signorelli, di quella che sarà la resurrezione finale. Che sarà la resurrezione finale? Nella sua concezione. Nella mia concezione, io ovviamente sono un credente, per me tutto parte dal discorso della risurrezione di Gesù. Normalmente si dice nessuno è mai tornato, eccetto lui. Avevamo fatto preparare dei versi dall'Amleto di Shakespeare ad Andrea, che adesso li vediamo. Prego, ho interrotto. In questo senso, la risurrezione della carne, io la comprendo, o meglio, la accolgo, perché viene dalla narrazione evangelica. In questo senso, come noi risorgeremo? Come Gesù, punto. Guardi, non c'è altro, ecco. Dopo nel famoso monologo Essere o non essere, sì, se non fosse la paura di quel luogo inesplorato dal quale nessun viaggiatore ha mai fatto ritorno, lei invece dice no. Io dico no. Per questo il Vangelo si chiama buona notizia, perché in questo mondo dove il rischio è quello di pensare che tutti noi, che tutto il bene che abbiamo fatto, l'arte, la poesia, l'amore, gli affetti, che tutto questo scompaia, per la ragione è un problema. La fede mi viene agli aiuti e mi dice guarda che invece Gesù è risorto. In questo senso allora io sono, come dire, teso a pensare che noi siamo tutti mortali, ma non per la morte. Noi siamo tesi ad un mondo nuovo, bello, dove risorge anche il corpo, anche i sensi.
Ora è chiaro che tutto questo, come dire, come dice San Paolo, e quelli che si erano sposati in vita come, e poi si sono risposati, ancora ci sarà un amore grandissimo per tutti. I popoli si... con la prima moglie o con la seconda? Ma come, non ci sarà questo problema, perché ci sarà un tipo di amore che ci coinvolge tutti, togliendo, lo chiede Paolo, togliendo i limiti di un familismo o di un settarismo, di un etnicismo angusto, che ci chiude. Angusto. È chiaro, sì, che questa visione è una visione piena, per me, di speranza, ovviamente. Monsignore, se... le posso dire una cosa? Sì. Le posso fare una domanda? Come no? Ascolti, io non credo che Gesù sia risorto dalla morte col suo corpo, straziato dalle torture, su quel patibolo infame che era la croce romana. No, io credo a un altro tipo di resurrezione, e cioè che lui abbia detto e fatto cose di tale magnitudine da lasciare questo messaggio: chiunque si ricorderà quello che io ho detto o fatto mi avrà accanto, egli sarà qui. Questa è la resurrezione, cioè una resurrezione spirituale, non un quella corporea con le piaghe risanate e il pesce. No, le piaghe non sono risanate. Il pesce di Emma. Ora, sì, è so chiaro tutto, che sì. Lei, ovviamente, ognuno di noi può dire quello che crede, quello che vuole. Ma non è io male, debbo... non è, dica no, che ottimo, non è brutta questa però cosa. Dico che gli apostoli la pensavano come lei. Il problema è che è stato faticosissimo per Gesù convincergli che era risorto, sì, che non era un fantasma. La cena in Emmaus, e, sappiamo tutto. Ma non solo, ci ha messo 40 giorni, erano dei testardi pazzeschi. Alla fine hanno capito che era un mistero straordinario, per cui l'identità di Gesù, la sua storia, era una storia appunto risorta. Quindi quelle immagini che io ho sono quelle che abbiamo nei Vangeli. Lei mi dice, io nel Vangelo non ci credo. Benissimo, non è, per me non è un problema. Allora, qual è il punto? Qual è? Il punto è che l'amore, che è il cuore della predicazione evangelica, è la sostanza della fede e, a mio avviso, della vita e del paradiso. E a me anche della resurrezione. Certo, quello. Certo. Allora, lì ci dividiamo. Lei... No, ci incontriamo. Sull'amore ci incontriamo. Sull'amore. Ecco perché allora... Più che sull'amore, sull'importanza del messaggio di Gesù. Cioè, quello è un uomo che ha cambiato un po'... Non ha cambiato niente, perché poi l'uomo è sempre l'uomo, gli esseri umani. Però ha dato un messaggio. Guardate che volendo potete cambiare. E io vi dico come. Poi dopo chi vuole va e chi non vuole non va. Sì, io su questo... Adesso io... La storia ci dice che da quel paese sperduto della periferia dell'Impero Romano è nato un movimento incredibilmente grande. E quindi non è solo un ricordo. Cioè, se io penso a persone che danno la propria vita per aiutare gli altri, quando la cultura ordinaria ci dice pensa a te... Beh, non è solo una convinzione astratta. Sì, no, certo. E a mio avviso, anche chi non crede, ma se dà la vita per gli altri, lui entra in questo movimento, assolutamente. Del resto, la dimensione religiosa non è solo una dimensione spirituale. È perché quando io do la vita, do anche il mio corpo, lei, do la mia mente, le mie opere, le mie braccia. Vengo dalla sua parte e leggo da questo libro, e tutti quelli che scendono da cavallo, gli intellettuali per primi, per soccorrere il povero abbandonato sul ciglio della strada, scoprono il passaggio, vedono la via, diventano testimoni di una vita eterna che fa crescere in noi la stoffa di cui siamo fatti, eccetera, sì, eccetera. Bello. Queste parole sono molto belle. Domande da questi giovani frastornati da questa disputa, o no? Prego. Salve. Cristiano, vai. Cristian. Eccomi. Cristiano ti chiami? Cristian. Cristian, ah, senza la O. Senza la O. Sciccheria. Cristian, visto? Il nome gli dà l'autore violenza per parlare. Sì, ma si scrive con CH o solo con la C? CRH, addirittura. CRH. CRH. Eh sì. Beh, si è sbagliato l'ufficiale d'anagrafe, esatto, lì, eh. Sì. Vai, vai, scusa.
Io le volevo chiedere se ci sono mai stati momenti nella sua vita in cui lei ha avuto paura della morte, e siccome abbiamo parlato anche dei rapporti tra le persone, quanto valore ha avuto il supporto delle persone a lei care? Dunque, io non ci sono stati momenti, io ho ancora paura della morte. Ma non dica così. Ho capito, se ce l'ho... Io no. Beato lei. Io ho paura del morire. Ho capito, non facciamo i sofisti. È chiaro, io non ho paura della morte, dello scheletro. Ho paura del momento della morte, come chiunque, anche Gesù, Christian, lui era senza H, capito? Ha avuto paura anche lui della morte. Qual è il punto? Il punto è che la vicinanza sia della fede in Dio, la vicinanza degli amici che ti sono accanto, ti aiuta a capire che la morte, seppure un passaggio difficile, però non è la fine. Questo è il punto. La morte è un passaggio. Io lo faccio con questo esempio. Immaginiamo il bambino, due bambini nel grembo della mamma. Loro non sanno nulla di quello che accade dopo. Se uno gli dicesse, guarda che fuori esiste il rosso, quindi ma che sei impazzito? Il passaggio della nascita è sempre doloroso, ma quando si nasce entra in una nuova prospettiva. La morte è un quid analogum, è una cosa analoga. Cioè la morte è un passaggio dolorosissimo e tuttavia se lo comprendiamo come un momento che ci offre un'apertura ad una vita ancora più bella. Allora non bisogna avere nessuna paura, la signorina voleva parlare prima che scada il tempo. Sì, buongiorno, mi chiamo Alice e volevo chiederle che cosa ne pensa del fatto che la vita terrena ogni tanto venga considerata come il sole unico paradiso e che quindi non valga la pena aspettare per qualcosa che viene dopo. Io credo che il paradiso come l'inferno cominciano già qui. Quindi noi siamo chiamati, per questo non ho scritto nel libro credo nell'aldilà. Io nell'aldilà non ci credo. Io credo che la vita bella, eterna, comincia qui. Purtroppo qui abbiamo anche la possibilità di creare gli inferni e di renderli eterni. E questi inferni noi li dobbiamo distruggere tutti. Questo è il senso del credo Gesù discese agli inferi. Gesù in questi giorni sta nel Mediterraneo, sta laddove i bambini muoiono di fame, sta nei luoghi dove gli anziani sono abbandonati. Questi inferni vanno distrutti per costruire il paradiso, che è volerci bene, che è aiutarci. Sì, questo dura sempre. Questa cosa mi trovo abbastanza d'accordo. Meno male. Fin quando lei sta su una interpretazione spirituale della sua religione, io sono d'accordo. Dove l'abbandono è quando poi scendiamo nei dogmi così un pochino fatti, quando i tempi lo chiedevano, oggi non lo chiedono più, di fatti non si fanno più. Un'ultima domanda la vuole fare? Buongiorno, io mi chiamo... Rachele, come dici? Arianna. Arianna, vai. Io volevo chiederle, dal momento che nella cultura occidentale... Ferma, Arianna, mi fanno segno che mancano 20 secondi. O fai una parola o niente, perché devo ricordare il libro. Mi dispiace, devo tagliare la parola ad Arianna, ci tenevo parecchio, ma il tempo è tiranno. Anche perché devo ricordarvi da dove è partita questa discussione che spero vi abbia interessato. Da questo libro, il quale, come avete sentito dalle parole dirette dell'autore, è un libro che investe temi fondamentali e li investe in una larghissima misura da quel punto di vista spirituale che sia Monsignore cattolico, sia un poveraccio ateo come me, possono condividere. Grazie, alla prossima.